ragazzi, benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito GearBest. Quest'ordine riguarda uno smartphone, precisamente lo Xiaomi Redmi 4 Pro. L'ordine ha impiegato a giungere a destinazione 12 giorni, in quanto la spedizione usata è la spedizione express italiana, che quindi consente di non pagare dazi doganali e di avere il prodotto ordinato in un tempo di 7, che varia dai 7 ai 15 giorni. Questo è arrivato in 12 giorni, quindi ha rispettato i tempi. Il prezzo pagato è di 145 euro, in quanto era in offerta lo smartphone al momento dell'acquisto. E il sito ha dichiarato invece un valore di 35 dollari e un peso di 344 grammi. E ha dichiarato che si tratta di un mobile phone. Ok, andiamo ad aprire il pacco e vediamo se si tratta dello smartphone ordinato e se le condizioni sono buone. L'imballaggio è ottimo. Qui hanno messo l'adattatore europeo. E questa è la scatola. Sulla scatola c'è solo un 4 grande, lucido, forse non riuscite a vederlo. Poi qui è il simbolo della Xiaomi. E sotto le caratteristiche in cinese. Andiamo ad aprirlo. Okay. Ah, si è acceso mentre lo aprivo, perché il pulsante è qui, laterale. Comunque la colorazione scelta è quella dorata, gold. Questo è il retro, è tutto in metallo il corpo, quindi è molto resistente. È così acceso. E andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questo smartphone. Come vedete, già si vede che è in metallo, quindi resistente. Per il resto ha delle dimensioni di 141,3 x 69,9 x 8,9 mm di spessore, quindi è abbastanza sottile. Un peso di 156 grammi e uno schermo di 5 pollici. Una densità di pixel di 441 pp, una fotocamera posteriore di 13 megapixel che ha un'apertura focale di 2.2 ed è flash LED, mentre la fotocamera frontale è di 5 megapixel. Poi ha un wifi 802.11abgn, e un Bluetooth di 4.2, è dotato di infrarossi, credo siano questi, e ha un GPS, AGPS, GLONASS e Baidu, un processore Snapdragon Qualcomm 625 da 2 GHz, 8 core, 64 bit, e GPU Adreno 506. La RAM è di 3 GB, memoria di 32 GB, espandibile fino a 256 GB. Poi è dotato sul retro qui di impronta digitale, una batteria da 4100 mAh, quindi abbastanza grande come batteria, e un sistema operativo Android Marshmallow. Queste in breve le caratteristiche. Come smartphone è molto fluido, come vedete,
Adesso noi lo proveremo e magari nei commenti, se vi interessa sapere qualcosa, potrete farci delle domande e noi risponderemo. Molto bello. C'erano anche altre colorazioni, come quella silver e il grigio scuro. Quindi se siete interessati al prodotto, io come al solito lascerò il link sia al sito che allo smartphone nelle informazioni del video qui in basso. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, così resterete sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno riguardanti sia Gearbest che molti altri siti di acquisti online. Ah, e ho dimenticato di mostrarvi il resto del pacchetto, che ovviamente contiene il cavo dati e il caricabatteria. Nient'altro. Ok, per il video di oggi è tutto. Alla prossima!